Che cosa succede se invece che rappresentare le tematiche del sacro e della religiosità, la foglia oro viene impiegata per parlare di morte, di perdita di identità e di recupero dell'identità? Si parla sempre di risurrezione in qualche modo, ma tematiche prevalentemente laiche e artistiche che si sviluppano nell'opera di Anna Dormio. Artista diplomata nel 2019, a cui è dedicata la video intervista di oggi e che ci mostrerà in loop come realizza una delle sue opere. Io sono Viviana Bertanza, dal 2018 lavoro come artista creativa presso l'azienda cinese Jinling Goldfoil, azienda specializzata nella produzione di foglia oro. Oggi è giovedì, qui di nuovo video intervista. Oggi ci troviamo a Spazio Microba per la mia mostra personale Continuum a cura di Maria Luisa Sorrentino e Riccardo Pavone, contesto critico di Nicola Zido. Qui presentate sono 101 fotografie analogiche della mia serie Ravennati, iniziata nel 2017 e conclusa nell'aprile del 2021. E sono 101 fotografie manipolate con foglia oro, recuperate, comprate da mercatini vintage in alcune città in cui ho vissuto, che per me sono state fondamentali. Sono state comprate da Napoli, da Madrid, da Firenze o dalla Puglia, di città tra Monopoli e Lecce, o mi sono state effettivamente regalate. La foglia oro viene da me utilizzata come una maniera di rivitalizzazione, quindi una maniera per dare nuova vita e nuova pelle a queste fotografie che in realtà vengono abbandonate, perse, lasciate così ai mercatini vintage. Sono delle fotografie che risalgono agli anni 30, 40, 50 circa, e alcune sono molto vecchie, hanno più di 100 anni. Per ogni fotografia sono state fatte almeno 10-15 prove su Photoshop per capire quali parti in maniera totalmente irrimediabile cancellare, tra virgolette. Quello che io compio sulle fotografie non sono semplici cancellature, ma sono proprio delle maniere per far focalizzare ancora di più l'attenzione sull'immagine. Ovviamente il titolo della serie Ravennate rimanda all'arte bizantina Ravennate, in cui l'utilizzo dell'oro era molto frequente nelle tessere di mosaico, in grado di cancellare totalmente la prospettiva, lo spazio circostante, facendo emergere soltanto le figure, i personaggi che risultano essere quasi bidimensionali, quindi in maniera ieratica e monumentale si ponevano dinanzi allo spettatore. Nel mio caso ho voluto cancellare, tra virgolette, cancellare anche degli elementi, dei dettagli, in realtà per far focalizzare ancora di più l'attenzione, su di essi, sulle loro mancanze oppure sui volti, eliminando quindi le identità, i tratti somatici, in quanto sono delle persone, molte di queste ovviamente non più esistenti, però rendendole quindi adesso delle persone continuamente eterne. È proprio questo il motivo del titolo di questa mostra, Continuum, un continuo legame, un continuo rapporto tra il presente e il passato. Spazio Microba si trova a Bari, in via Giambattista Bonazzi. E la Il mio mostra nome è Anna Dormio, sono un'artista Continuum visiva, risalgono agli anni 30, attualmente 40, vivo e lavoro in Puglia, tra Monopoli e Lecce. Sono laureata presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, indirizzo pittura, e ho concluso il mio percorso di studi nel marzo del 2019. Fino ad ora ho preso parte a varie mostre e sicuramente voglio ricordare la bipersonale del 2018, Ruins and Reflexes, a cura di Maria Grazia De Giorgi, presso Kunsthaus Contemporary Place, tra l'altro un'associazione collettivo artistico di cui sono membro fondatore dal 2018. E voglio ricordare anche la mostra conclusiva della prima residenza d'artista a cui ho preso parte, praticamente nel periodo di conclusione dei miei studi accademici, ed è la mostra In Sei Atti, una mostra collettiva a cura di Cesare Pietro Justi,
che è stata praticamente la tappa finale, conclusiva del percorso di residenza d'artista svolto tra Casa Morra a Napoli e Fondazione Lacco Lemon a San Cesare di Lecce. Voglio fare riferimento anche alla Meraviglia, mostra conclusiva della residenza d'artista omonima, a cura di Sergio Risaliti presso Manifattura Tabacchi di Firenze, la seconda edizione delle residenze d'artista presso Manifattura Tabacchi. E si è conclusa nel luglio dell'anno scorso, del 2020. Attualmente è in corso una mia mostra personale presso Spazio Micro Babbari, la mostra dal titolo Continuum, a cura di Riccardo Pavone e Maria Luisa Sorrentino, con la collaborazione critica di Nicola Zito. La mostra, inaugurata il 14 maggio del 2021, sarà attiva e visitabile per tutto il mese di giugno e di luglio in via Giambattista Bonazzi 46. E questa è la prima esposizione ufficiale della mia intera serie Ravennati, che è proprio la serie in cui ho manipolato 101 fotografie utilizzando la foglia oro. Alcuni concetti, alcune parole chiave che caratterizzano il mio lavoro sono sicuramente rintracciabili nell'abbandono, nel recupero. Nell'idea e nel concetto di identità e in quello di morte. Ultimamente pensavo che il fil rouge che in maniera totalmente inconscia e inconsapevole trattiene, mette assieme tutte insomma, le mie opere, quel che creo, è proprio la morte. Probabilmente questa è proprio la mia maniera di affrontarla. Penso che fare l'artista sia una pratica molto difficile, ma anche molto molto delicata, in quanto bisogna un po', molto spesso fare i conti con le persone che non sono molto informate sull'arte, specialmente su che cosa sia l'arte contemporanea. Nel mio piccolo cerco, provo a mettermi a tu per tu con la gente in maniera anche abbastanza amichevole. E cercar loro di spiegare in maniera abbastanza basilare quello che faccio, a partire dai miei genitori fino a persone che ancora non concepiscono un'idea di arte contemporanea. Penso quindi che il fare arte sia una pratica importantissima per gli altri, in quanto è una modalità diversa per scoprire il mondo. Ma anche per me stessa, in quanto parlando con gli altri, parlando con le persone, riesco a capire sempre un pizzico in più sul mio lavoro, ma specialmente su me stessa, perché i punti di vista sono innumerevoli e questa penso che sia una cosa fantastica. Ho scoperto la foglia oro proprio nel 2017, quindi quando stava nascendo questa serie che producevo quando ero ancora tra i banchi dell'Accademia nel 2017. In realtà la mia maniera era ovviamente creare una forte connessione, una relazione con un'arte passata, quindi con ovviamente un richiamo all'arte bizantina Ravennate, infatti non a caso è questo il titolo della serie. Penso
Per me la foglia oro ha ovviamente, come ricordano anche le icone, ha totalmente un ruolo di rivitalizzazione. Quindi il mio intento era richiamare, era creare questa connessione con l'arte bizantina, in cui, nei mosaici, le tessere di oro e le tessere dorate erano molto utilizzate e, annientavano lo spazio circostante, eliminando la prospettiva, fornendoci soltanto dei personaggi, posizionati in maniera frontale, monumentale e ieratica. Però vuole anche ovviamente rivitalizzare, quindi dare una nuova vita, un nuovo aspetto, una nuova pelle a queste fotografie che in questo caso sono delle fotografie, ma come in tutta la mia ricerca artistica sono degli, tra virgolette, degli scarti. Oggetti che vengono abbandonati, persi, buttati, solitamente diciamo di cui la società non ha più bisogno o cerca di espellere. E, a me piace recuperare questi oggetti, chiamiamoli oggetti dell'abbandono, per poterne cambiare quindi l'identità e poterne rigenerare il senso. Per me, quindi, la foglia oro funge da elemento totalmente, rivitalizzante.